Hola, ciao a tutti. Allora, in questo video mi vedete bianco e glaciale perché vi voglio fare due parole sulla collezione Glitter and Dice di MAC, che è uscita il primo pezzo a novembre e la seconda parte adesso a dicembre. Allora, come al solito vi faccio due parole con le fotografie qui sotto mano, così un po' a braccio vi racconto così la mia idea, pregi e difetti e vi faccio vedere ovviamente i prodotti. Come mega premessa generale per questa grossa collezione che hanno appunto spezzato in due, voglio dire, così metto le mani un po' avanti, voglio dire che mi è risultata un po' banalotta. Perché rispetto ad esempio a quella dell'anno scorso, quindi faccio così il parallelo, il riferimento, il confronto, molto più banale come, così, come idea, anche come packaging, insomma, man mano vi voglio dire perché non mi ha colpito più di tanto. Allora, altra cosa che voglio dire, queste grosse collezioni che vengono spezzate, è capitato anche stavolta che nonostante sia inizio novembre e quindi i prodotti sono appena usciti e sembra una cosa lontanissima aspettare la parte 2, ora che arriva il mese dopo, così, provate a chiedere perché spesso capita che in negozio abbiano comunque tutti i prodotti, però li espongono via via, ma magari se chiedete ve li fanno vedere e possono anche già venderli, quindi suggerimento questo. Infatti, arriviamo al punto, vi dico due parole sulla parte 2, dato che è stata tra le prime cose che ho chiesto perché mi interessava parecchio, così ho preso visione e ho lasciato da parte. Quindi, con questo colgo l'occasione così, per spiegare come mi è risultata un po' banale questa collezione, soprattutto il capitolo 2, che consisteva nelle palline, nelle dazzle sphere, queste palline di plastica trasparente che appunto secondo me potevano realizzare meglio questo packaging, perché una volta aperte subito i prodotti erano solo infilati così, in un astuccio di plastica, quindi cadevano, si spostavano. Questa pallina, insomma, potevano pensarla diversamente. In cosa consistevano? O un kit di pigmenti, quelli impilabili, quelli che si avvitano uno sull'altro, oppure i gloss, oppure una sola versione, un solo kit di smalti. Io puntavo molto su queste cose, invece mi hanno deluso. Gli smalti erano una sola tipologia, un solo gruppetto, un solo raggruppamento, non mi hanno detto nulla, solite colorazioni. I gloss, molti sono già disponibili nella linea permanente di MAC, quindi ho accantonato e ho trovato il prezzo piuttosto alto per dei gloss comunque più piccoli, in miniatura. E non ho trovato nessun tipo di convenienza, visto che già la pallina in sé era praticamente già da eliminare, bruttina quasi. E i pigmenti non mi piacciono perché do molta importanza, parecchia importanza al packaging, io soprattutto di MAC. E non mi piacciono i pigmenti quando li fanno uscire così, perché sono trasparenti, da avvitare, fra l'altro dentro il prodotto è di quella tipologia agrumi, che quindi non è neanche né comodo né particolarmente piacevole, quindi ho eliminato tutto. Qui questo è il capitolo 2 e che subito mi sono tolto di mezzo, mi sono dedicato al capitolo 1. Le cose belle comunque ci sono, adesso arriviamo al punto. Infatti, riprendendo in mano le fotografie, come mi sono concentrato poi sul capitolo 1, ho guardato in primis l'espositore con i prodotti sfusi. Le delusioni, quello che non mi è piaciuto sono stati gli smalti, forse perché puntavo anche qui parecchio. Mi ha deluso particolarmente quello tutto con i glitter, con i pezzettoni. E poi ho visto i soliti rossi, va bene, ci sta bene, siamo verso Natale, così ci sta bene il rosso, però magari fare qualcosa di un po' più insolito, più particolare. Dei gloss mi ha colpito molto solo uno, quello grigio con i riflessi lilla, e il resto praticamente nulla. Di questo espositore ho appunto, tra virgolette, salvato solamente un ombretto, diciamo che il packaging semplicemente, quindi il cartonato è bello, ci sta bene così, acciaio specchiato. E come ombretto ho preso questo qua, era l'unico che mi piaceva, è comunque anche questo, con poco colore, tanti tanti glitter, questo qua si chiama Shimmer Mint, e gli altri forse avevano ancora meno colore, mi sono risultati ancora più banali. Questo mi è piaciuto perché sarebbe una specie di grigio
celeste, verde acqua, acqua caraibica, diciamo. No, è insomma parecchio bello come colore. Ed è appunto per quello che l'ho salvato. Gli altri erano un po' più classici. Il colore, eccolo qua. Allora, come vedete sulla mano, tanto alto perché così mi sono portato avanti, dato che dopo ho parecchi colori. Come vedete, appunto, ce n'è poco di colore, però parecchio bello. E ovviamente anche qui molti, molti glitter tendono ad andare in giro. Non è che sia strepitoso. Però, come colorazione di base, insomma, io l'avrei fatta con meno glitter, la colorazione è molto molto interessante. 22 euro, questo qua. L'altro prodotto di questo espositore che mi è piaciuto, che ho salvato, quindi l'ombretto, questo rossetto e poi il gloss, ma quello l'ho poi lasciato da parte. Anche qui abbiamo quindi questa super confezione d'acciaio lucido. Allora, poi il packaging interno, appunto, sempre bianco, secondo me ci sta sempre bene, sia su collezioni estive, sia su queste qui invernali. Comunque per me possono sempre usare col colore, perché io sono pro colore rispetto al solito nero, assolutamente, mi troveranno sempre d'accordo. Comunque, il rossetto che ho scelto è questo che si chiama Soft Sable, mi sembra, ha questa colorazione alquanto particolare. Grigio, taupe, quasi un po' violaceo, soprattutto una volta applicato. Certo, è molto molto particolare. E proprio per questo comunque mi è piaciuto, dato che cerco sempre di trovare qualcosa di insolito nelle collezioni. Allora, il colore, eccolo qua. Come vedete, è un mix, è un bel mix. Ed è un Frost, questo qua, come rossetto. Poi un altro espositore in cui non ho preso niente è quello con 4 kit, ognuno composto da 3 prodotti. Quindi con la bella pochettina, anche qua già si presenta molto bene rispetto ai prodotti sfusi. Abbiamo già un kit da regalare, quindi si presenta bene assolutamente, è già pronto anche esternamente. Si fa un figurone, quindi per quello niente da dire. Il primo tris, perché stavo per dire, ecco, adesso stavo per dire trittico, dato che altre volte è capitato e ridevate un po', dicevate, ah, come dici te, trittico così. Dopo vi spiego perché lo dico. Comunque, adesso per non perdere il filo, c'erano questi tris appunto composti ad esempio da rossetto, gloss e smalto. In due tonalità sul rosso, oppure c'erano due tonalità sul beige nude con invece gloss, matita e rossetto. E questi li ho trovati parecchio interessanti, però appunto un po' banali. Ok, il nude, i rossi però quasi si ripetevano con altri prodotti. Secondo me potevano forse o come osare di più, perché poi mi dicevano ok, ma devono essere per tutti, devono essere soprattutto per le signore o da regalare, devono essere dei classici. Però fra tutti e quattro forse potevano un po' differenziare di più, ecco, dato che comunque hanno fatto ben quattro pochette. E niente, per la storia del trittico, siccome mi viene da dire piuttosto di tris o non lo so, altri termini più adatti. Allora, io dico così, per una doppia deformazione, diciamo. Da un lato, perché questo nome, questo termine, l'ho conosciuto in corsia, in reparto, insomma, parecchi anni fa, nei vari tirocini, incontravo questo farmaco, perché il trittico è un farmaco, e allora mi è rimasto già da lì. Dall'altro lato, quando lavoravo al ristorante, e fra l'altro avrete visto, immagino, il video in cui mi vedete come cameriere, nei vari anni al ristorante proponevamo il trittico di primi, così. Quindi da lì in particolare mi viene ad utilizzarlo molto di più rispetto ad altri termini. Comunque, vabbè, chiusa parentesi di questa stupidatina. Passando invece a un altro espositore in cui ho preso una palettina, appunto, è l'espositore in cui c'erano le tre palettine, quelle con i sei ombretti. Secondo me queste, quando escono, quelle rare volte che fanno queste tipologie di palettine, sono parecchio convenienti, cioè insomma sempre interessanti, fanno delle belle abbinate. E quindi tutte e tre erano carine, ne ho scelta una che veramente però
eccezionale, penso, rispetto alle altre due, proprio se, secondo me, si è staccato subito, risaltava. Comunque, Snow Globe High Shadow, questa è la Sultry. Penso sì, si pronuncia così. Comunque, si presenta benissimo, l'avete vista già magari in fotografia, quindi esternamente così. Poi, all'interno, abbiamo la palettina in sé che è bella sottile, bella robusta, compatta, con il globo, con all'interno tutti i glitter. Allora, questi glitter tipo la pallina così di Babbo Natale, quindi è carina. Si presenta bene, è una palettina magnetica, si apre qua davanti. Allora, col suo pennellino che è lì, lo specchio bello grande e i colori sono questi. Insomma, quella che ho scelto è questa qua. Potete vedere da qui quelli shimmer e praticamente l'unico matte è questo qui, questo marrone scuro grigio. Secondo me questa racchiude veramente dei colori bellissimi. Allora, vedendo i colori di questa palettina, abbiamo il primo lì che è l'illuminante, ovviamente. Il secondo colore è questo, molto molto particolare, questo viola, dorato, glitterato, è molto interessante. Poi il bronzo è questo qui in mezzo che si mimetizza di più sulla pelle. Questo colore che è splendido, forse il più bello della palettina, è questo prugna vinaccia, anche qui un po' dorato, è questo. E poi sotto abbiamo il colore matte e dall'altro lato il colore nero glitterato. Quindi questa palettina, che fra l'altro viene 42 euro questa, l'ho trovata veramente molto molto interessante, assolutamente. Vabbè, col suo pennellino, che comunque lo mettono sempre o uno o due a volte, questa volta solo uno. L'ultimo prodotto che vi mostro, che secondo me è il top per questa collezione, allora, è contenuto in questa scatolona qua, vedete, bella grande. È un kit per il viso, infatti, Festive Face Kit, questo è il Winter Cool. Allora, esistono due kit molto simili, come vedete un po' in fotografia, contengono anche dei pennelli. I pennelli, infatti, sono uguali in entrambi i kit. Allora, dove parto? Diciamo, dal prezzo. Ok, che adesso stiamo parlando di un kit a 60 euro. Alla fine siamo a salire qua con i prodotti che vi ho mostrato, sempre un po' più cari. Questo però per 60 euro, attenzione bene perché lo definisco top, perché è veramente il più conveniente, il più utile e il più bello forse da regalare, veramente, il più universale. Entrambi i kit sono belli, sono semplici, abbastanza neutri, e adesso vi faccio vedere davvero tutti i prodotti e perché conviene anche se sono 60 euro. Prima di tutto c'è la pochette. Come avete visto sono fatte così, in PVC, anche se ci specifica ridotto contenuto di ftalati, scritto lì nell'angolino, però pur sempre plastica e anche per questo che la collezione in linea di massima non mi fa impazzire, perché ha queste pochette che secondo me potevano pensarle diversamente, non lo so, cioè rispetto ad esempio a quelle dell'anno scorso, che erano di una carineria, di una raffinatezza, assolutamente di una cura, queste qui dell'anno scorso, appunto, che niente a che vedere. Appunto, secondo me potevano fare di meglio. Comunque, hanno fatto queste per tutti i vari kit. E allora, all'interno troviamo i pennelli. Pennelli che si trovano come al solito, questi qua corti, si trovano in kit da 4-5, non mi ricordo, come al solito, come sempre, si trovano solo loro, solo i pennelli in una pochettina. C'è anche quella zona lì che non ne ho parlato fino adesso. Il primo pennello di questo kit è il 129. Allora, come vedete, è sintetico. Sicuramente sono, sappiamo, questi qua corti di una qualità nettamente inferiore rispetto a quelli di MAC. Però comunque nel complesso con tutto quello che c'è dentro in questo kit, ripeto, secondo me conviene. Questo è il 275, questo qua angolato, sempre pieno anche lui di glitter. Poi all'interno del kit c'è un rossetto, questo in particolare. Allora, è un cream sheen e si chiama Hot Gossip. Allora, più carne di così non si può.
Io non so se avete notato, l'ho applicato e niente, ha questo effetto, labbra sane, rosate, veramente, veramente bello. Comunque, giusto per vedere anche su, così sulla mano, è questo qua, rosa carne. È bellissimo. E fra l'altro, adesso mi viene in mente, riparlando di rossetto, forse non avevo detto prima il prezzo dell'altro, comunque, il primo rossetto che vi ho mostrato viene 19. Quindi vedete come sia conveniente questo kit che contiene tante cose, tra cui anche un rossetto. Poi contiene anche un lip gloss. Questo è Emancipation. E questo qua non si riesce a capire. Comunque è finissimamente glitterato, super neutro. Ok, non sto a farvelo vedere. E termino con questo prodotto all'interno di questo kit, che è veramente l'apice, il meglio del kit. Come vedete, è una palettina che sembra come l'altra, ma se avete notato è più alta. Vedete? E quindi cosa nasconde? Anche questa qui sempre con la sua, col suo globo da agitare con dentro i glitter. Allora andiamo ad aprire, lo specchio è lì, e lo togliamo. Entrambi i kit hanno questa palettina con queste tonalità neutre. E ovviamente MAC, come vedete, ha fatto questo scomparto in cui appare il blush. Adesso non sto qua a prelevarvi, farvi vedere tutto. Comunque, colori neutri molto molto belli, per quello che questa pochette, questo insieme, questo kit visage veramente mi è piaciuto molto, mi ha subito conquistato ed è appunto secondo me anche molto conveniente. Quindi questo è tutto, vi ricordo che c'è la mia pagina Facebook qui sotto nel box, così ci possiamo ritrovare anche di là e vedere anche queste fotografie che ad esempio le avevo messe parecchio tempo fa, prima, ben prima di fare questo video. E quindi ancora grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!